Onestamente non me l'aspettavo perché era la prima volta che guidavo una vettura di superstar e onestamente era molto molto competitiva perché fin dal primo turno di prove libere sono riuscito a fare il primo tempo. Conoscevo Pergusa, magari qualcun altro all'inizio non la conosceva, però comunque ci siamo confermati anche in qualifica dopo tanti giri effettuati, quindi vuol dire che la macchina era molto buona e mi ha permesso comunque di adattarmi velocemente. Per questo ci tengo molto a ringraziare il team Romeo Ferraris, la Mercedes. La nostra Corvette nelle ultime gare ha dimostrato di cominciare ad andare forte come lo scorso anno. Abbiamo avuto qualche difficoltà nella messa a punto di questi pneumatici che non avevamo ancora capito bene e adesso peccato che siamo all'ultima battuta e quindi ne avremmo volute ancora qualcuna.